oggi abbiamo organizzato una giornata dedicata a Israele e alle opportunità d'affari per le nostre aziende rispetto a questo importante mercato. I settori coinvolti e che abbiamo coinvolto qui oggi sono l'innovazione, sono anche le aziende manifatturiere, in particolare le costruzioni, le infrastrutture, l'ambiente e l'agroindustria e anche il food processing. Tutto questo rientra in un progetto finanziato dalla Regione, dall'Union Camere, che prevede il prossimo mese una missione di aziende in Israele con lo scopo di incontrare delle potenziali controparti. In questo paese è soprattutto per imparare la concretezza e la serietà di come si portano avanti i progetti, che non sono solo finalizzati a delle idee fantastiche di quello che sarebbe bello fare, ma sono finalizzate al fatto di creare qualcosa e poi metterlo nell'economia, quello che loro sanno fare benissimo. I think the most the key issue when you're thinking... Credo che la questione principale quando si parla di Israele è l'innovazione. E credo che sia uno dei motivi principali per cui le aziende dovrebbero cercare di trovare delle relazioni con un'azienda israeliana. In Israele ci sono tantissime aziende che cercano l'investimento, che cercano innovazione. Abbiamo aziende come la Philips, che lavora nel settore del medicale, abbiamo la Intel, per quanto riguarda ad esempio le telecomunicazioni, i computer, però ci sono anche tantissime altre aziende che hanno deciso di insediarsi in Israele proprio perché è un paese di innovazione. La cosa più interessante è che di fatto gli italiani e gli israeliani in qualche modo sono complementari, dato che noi abbiamo moltissima tecnologia di nicchia e voi invece in Italia avete le grandi aziende di tradizione, che hanno aziende che hanno una grandissima tradizione industriale. Credo che insieme possiamo fare molto. Ecco, queste credo siano le questioni fondamentali, quindi la questione fondamentale è l'innovazione. And many other technologies, a lot of them originate in academia in Israel, but have been successfully commercialized and turned into part of the Israeli economy. Fiona also mentioned that we spend a lot of R&D. This is just a different way of showing those numbers. Molto interessante, spero che possa essere interessante per tutto per voi, per fare innanzitutto la testimonianza di un italiano che vive a Tel Aviv da 4 anni, che vive e lavora soprattutto a Tel Aviv da 4 anni. Per esempio, uno dei libri di uno per esempio di quelli che sono chiamati tre tenori della letteratura israeliana, avete sicuramente sentito parlare.